E finalmente sei arrivata! Dove eri finita? Sono finita. Oh, io ve lo dico, sono già stanca. Ma quanto mi dispiace questa cosa, guarda. Vuoi un caffè, qualcosa? Ma cara, dai, era una battuta, chiama Belle, ci sta pure l'ispettore. Il cibo e l'amore al centro di Belle Ripiene, lo spettacolo che ha trasformato il palcoscenico del teatro Signorelli di Cortona in una vera e propria cucina. Siamo quattro donne in una cucina, io sono la chef, chiaramente di quattro regioni diverse, e automaticamente succede qualsiasi cosa in questa cucina, ma ci si diverte molto, ci si racconta molto e c'è una grande solidarietà femminile. Rossella Brescia, Tosca d'Aquino, Roberta Lanfranchi e Samuele Assardo hanno così portato gli spettatori all'interno di un ristorante gestito da quattro amiche. Molto solidali tra loro, molto diverse tra loro, quindi anche tanti attriti, quindi piccoli litigi. Si cucina, cuciniamo veramente, si parla delle nostre vite, si parla di uomini, si parla di figli, chi ce li ha avuti, chi non è riuscito ad averli e chi non li ha proprio voluti, quindi spaccati di vita che riguardano tantissimi, la quasi totalità delle famiglie. Ci si può tranquillamente rivedere, no? Le quattro protagoniste, così inseguendo il sogno di una stella Michelin ad accendere sull'insegna del loro locale, portano tra i fornelli il meglio della cucina tradizionale ma anche il proprio vissuto. Il vettore è super contento e vuol conoscere la chef! Madonna mia, ragazzi! L'ispettore mi vuole conoscere! Come sto? Mo, c'è Cindy Crawford! Allora vado, Aspetta! Mettiti un po' di rossetta, aspetta! L'unione fa la forza da sempre e anche in questo caso. E questa forte unione che c'è tra di noi, devo dire che è un darsi carica a vicenda, un darsi energia a vicenda. E questo si vede perché ci capiamo al volo e c'è molto feeling. Ragazze, fatemi bocca al lupo, devo tornare con Manu Sheriff, una stella pietta e fare. Ovviamente è tutto esasperato, no? Per cui i personaggi sono molto caratterizzati, però in realtà poi noi nella vita un pochettino ci assomigliamo, nel senso che ci prendiamo in giro, non dico che siamo come scena, però è tutto molto calzante.